che sia più di un contributo. Noi cerchiamo di essere la garanzia che dietro alla vittoria di Caldoro, che noi auspichiamo e nella quale crediamo, ci sia anche il seme per la nascita di un centrodestra più competitivo, in grado veramente di essere alternativo alla sinistra, senza ambiguità, senza indecisioni, esattamente come Fratelli d'Italia sin dalla sua nascita. Vedi, Buffon, a cui hanno chiesto come si fa a fermare Messi, ha detto ci vogliono dei buoni difensori. Come si fa a battere la sinistra? Con un buon centrodestra, esattamente quello che Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, sta cercando di contribuire a costruire, e lo facciamo con determinazione. Molti di destra sono passati, dimmene due. Beh, ci sono gli ex Indiani, ci sono. Ah, chi? Carla Veta. Allora, stiamo cercando gli ex chi? Già, allora, centrodestra. Io di gente che ha fatto politica con me, quando essere a destra significava non avere ambizioni di ritorni, ma significava orgoglio di combattere per le proprie idee senza speranze, con De Luca non ne ho visto neanche uno e credo che non ne vedrò mai. De Luca qualche anno fa sul palco a Salerno disse che lui avrebbe riscosso più successo a Milano davanti a una platea di leghisti che lo stesso La Russa. A lei come replica? E perché non è mai venuto? Lo stiamo aspettando. Sì, lui in effetti non è mai venuto, noi lo stiamo ancora aspettando. Io in Campania continuo a venire e ho sempre gente che mi vuole bene, forse per essere io figlio del regno delle due Sicilie, non lo so il perché. Comunque De Luca ci può stare, in certi comuni del milanese sarebbe accolto benissimo, sono quelli che io cerco di non frequentare. Devo dire la verità, io vado controcorrente in questo. Mi dispiace perché io ho sempre avuto rispetto per l'intelligenza di De Mita e sembra avuto amicizia per la sua famiglia. Questa sua improvvisa ulteriore giravolta fa velo sulla sua intelligenza, più che altro. Adesso non voglio dire che l'età fa diminuire, perché fra un po' ci arrivo anch'io, però in questo caso io non me la sono spiegata. Forse un giorno o l'altro lui ce la spiegherà.